leggere delle carte storiche è come leggere un brano di storia. Sono Pietro Ruffo, sono un artista romano e siamo nel mio studio all'ex Pastificio Cerere. Io sono qui oramai da più di 15 anni e sono arrivato qui da ragazzino, ancora mi dovevo laureare in architettura. L'architettura è infatti la mia formazione, ho studiato architettura qui a Roma e poi ho fatto degli studi alla Columbia University a New York. Perché parlo di architettura? Perché in realtà gli strumenti dell'architettura sono sempre entrati in modo molto forte all'interno del mio lavoro. La carta, il disegno, lo studio delle carte geografiche soprattutto. Le carte non sono mai uno strumento oggettivo. A seconda di chi le ha disegnate, di chi le ha commissionate, contengono informazioni piuttosto che altre. Contengono deformazioni della rappresentazione del mondo in modo molto diverso. Questo è il supporto dal quale io inizio i miei progetti e da queste carte poi sviluppo i miei progetti, che sono quindi spesso legati a dei temi storici o a dei temi politici, più in generale a dei temi legati all'uomo. Questo può essere dei concetti che si sviluppano intorno al tema della libertà. Per diversi anni ho studiato dei filosofi, a partire da Isaiah Berlin o altri filosofi del periodo della Rivoluzione Francese, o negli Stati Uniti dei filosofi contemporanei liberali. Dal tema della libertà poi mi sono spostato a temi sulle migrazioni e quindi come nei vari periodi storici gli uomini hanno migrato, per vedere come in realtà abbiamo sempre migrato e sempre continueremo a farlo. E in questo ultimissimo periodo il tema della migrazione mi ha poi in realtà portato a parlare dell'acqua. Ovviamente spesso si migra attraverso l'acqua e ho ampliato questo tema soprattutto nella mia ultima mostra con tre grandi pareti fatte su ceramica dove il tema era l'acqua e anche temi dal punto di vista ecologico, fino ad arrivare all'ultima opera in cui un gruppo di ragazzi manifestano il loro interesse per i cambiamenti climatici. Lo studio che mi ospita è uno studio molto bello. È all'interno di un palazzo storico costruito nel 1904 e questo era un'ex fabbrica di pasta, il Pastificio Cerere. Questa fabbrica durante la Seconda Guerra Mondiale è stata bombardata e ha continuato poi a produrre pasta, ma dalla fine degli anni 70 è diventato un luogo di artisti. Sono stati gli artisti stessi che hanno trasformato queste stecche industriali in dei loft, in degli spazi per creare il loro lavoro. Io sono arrivato qui 15-16 anni fa, ero giovanissimo architetto barra artista e qui ho avuto la possibilità di conoscere gli artisti e i maestri che lavoravano qui da più di 20 anni. Questo rapporto con loro è stato un rapporto fantastico, soprattutto ho visto come questo mestiere, come tutti gli altri mestieri, è un mestiere che si fa in studio dalla mattina alle 9 alla sera alle 7. Quindi qui ho imparato la pratica di fare l'artista, che spesso, a differenza di quello che si crede, non è un lavoro bohemien che si fa di notte ubriachi, ma è un lavoro che si fa nella quotidianità e nella pratica. Infatti il mio lavoro in particolare è un lavoro fatto con metodo, progettazione e pratica, proprio perché, essendo architetto, la base di progettazione è sempre importante nella mia pratica. Non solo la progettazione, ma poi il disegno, l'intaglio
insomma, a trasformare un materiale molto semplice come la carta in opere tridimensionali oppure in grandi installazioni come un aereo della Prima Guerra Mondiale realizzato per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna in scala 1:1, o un carro armato, o dei mappamondi, o delle scenografie a scala urbana. Tutto nasce da questo studio, che è uno studio in cui non sono solo, ma in cui c'è uno scambio continuo con altri artisti e altre persone che fanno parte di questo mondo. Quindi è un luogo molto molto vivo che crea veramente un'ottima energia per fare questo mestiere. Il Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, mi ha accompagnato sin da quando ho 19 anni. La mia prima mostra all'estero l'ho fatta con la Farnesina ad Algeri. Ero veramente un giovanissimo artista, un addetto culturale aveva visto un'opera enorme che avevo fatto in un palazzo di 6 metri per 5, un grande telone dipinto, e mi ha invitato a fare questa mostra ad Algeri. E da lì questo rapporto non si è mai interrotto. La Farnesina, parallelamente al mio percorso, mi accompagna con diverse mostre. Solo nell'ultimo anno c'è stato Washington, Los Angeles, Calcutta, Delhi, prima ancora Lisbona, Strasburgo. Quindi, insomma, per me, ma non solo per me, per tanti altri artisti, c'è un rapporto attivo molto forte fra il Ministero degli Affari Esteri e l'arte contemporanea. E questo rapporto, come cuore, ha la collezione della Farnesina, una collezione meravigliosa che ospita artisti moderni e contemporanei. Io in questo momento ho due lavori lì alla Farnesina. Il primo è un mappamondo blu, un mappamondo delle migrazioni disegnato a penna, dove ci sono vari popoli che si spostano in giro per il mondo, accompagnati da uno stormo di uccellini che vola e che sottolinea questa idea della migrazione. L'altro lavoro è un lavoro sulle rivolte, sul desiderio di libertà. Siamo soprattutto in Egitto e è come se i muri del Cairo parlassero. Parlano attraverso i graffiti fatti dai ragazzi durante i giorni delle manifestazioni e è come se questi graffiti che ho intagliato su una carta geografica, è come se la loro forza e la loro potenza si potesse espandere in tutto il mondo. Che è anche un po' una metafora, diciamo, del lavoro che sta facendo il Ministero degli Affari Esteri, cioè di parlare dell'Italia anche attraverso l'arte contemporanea.